webinar di oggi relativo al valore dei brevetti, quindi eh, in che cosa, perché i brevetti hanno valore, dove sta il loro valore e quindi anche come aumentare eh, il loro valore. Ehm, mi presento rapidamente, anche se mi ha già presentato Bibiana, sono Valerio Lunati, sono, faccio il, quello che si chiama il patent attorno, è il consulente in brevetti, quindi faccio da consulenza in brevetti e inoltre e soprattutto diciamo faccio da intermediario tra ehm, l'inventore, l'azienda e eh, l'ufficio brevetti nazionale centrale che si occupa della eh, concessione o meno dei brevetti per esempio europei, italiani, internazionali e quant'altro ehm, sono tra l'altro anche european patent litigator che, che non so se avete sentito eh, tra le notizie, io i telegiornali non li guardo, però immagino abbiano citato anche questa notizia. Venerdì scorso la Germania ha finalmente ratificato il, il brevetto unitario europeo, e quindi eh, c'è questa novità, ci, ci sarà questo nuovo brevetto unitario europeo per il quale il Polo ha già studiato un, un webinar apposito rapido. Comunque, eh, lavoro in un ufficio che esiste dal 1982, io ormai sono vent'anni che faccio questa professione. Eh, insomma, sono qua a presentarvi ecco, le, le, le osservazioni delle raccolte, le impressioni raccolte da, dai miei clienti sul valore dei brevetti in questi vent'anni. Diciamo che eh, tutto nasce eh, per questa idea, insomma, un po' di eh, indicare dove sta e come, e come è valutato, come sono valutati i brevetti. Dai vari incontri negli anni con i clienti, quindi ehm, nel tempo, io ho sempre raccolto insomma, le, le, le loro impressioni e ehm, notavo che, eh, per quanto riguarda i brevetti, le motivazioni di brevettazione non erano sempre le stesse. C'era chi eh, Brevettava un qualcosa per il suo valore proprio, quindi per avere il diritto d'esclusiva, ma qualcun altro invece, ad esempio, in vista di una quotazione in borsa, in vista di un'acquisizione, eh, per una supposta freedom to operate, che dopo andremo a dettagliare, eh, per pubblicità, i motivi erano tanti. Chi per bandi? Ecco, quindi. Nel tempo ho raccolto un po' queste varie motivazioni e un eh, giorno eh, io tengo un blog ormai da più di un decennio. Un giorno sul blog ho presentato un post dove eh, mostravo una mind map che, questo è ancora quello originale proprio, che eh, indicava eh, dove stava il valore eh, dei brevetti. E mi ricordo che questo post ha avuto molte condivisioni, molte, eh, è stato insomma. Eh, Molto osservato, commenti e quant'altro. Eh, poi quando ho scritto un libro l'ho anche riportato quindi questa mind map sul libro commentandola. Eh, ovviamente l'editore le, le, lì del libro me l'ha fatta ridisegnare in maniera più leggibile per, per un libro. Ne è uscita insomma eh, una mind map un po' più povera, però molto più leggibile, che oggi andiamo a eh, dettagliare. Eh, insomma, ed è questa. Tra l'altro, sul libro anche in bianco e nero, quindi ancora più bruttina di questa qua. E quindi, vedendo oggi, eh, vedremo quali sono tutti i possibili valori che le imprese danno ai loro eh, brevetti, e quindi avremo la eh, possibilità di diventare consci di qualcuno di, setto, di, di questi settori, di aumentare il valore in qualcuno di questi settori e quindi di migliorare il valore globale dei nostri brevetti. Diciamo che l'idea di base, io riporto questa citazione di Sir David Brailsford, eh, che eh, non so se qualcuno di voi lo segue, comunque è stato eh, il commissario tecnico della Nazionale di ciclismo britannico su pista e poi è diventato il direttore tecnico del, del Team Sky che poi è diventato Ineos e ha vinto tantissimo, ha avuto dei riscontri mostruosi e il suo principio era proprio olistico, quindi eh, la citazione più importante a lui attribuita è che, vabbè, tra l'altro è ancora attivo, eh, quindi è che il L'intero principio, principio viene dall'idea di scomporre eh, tutto quello, eh, nel suo caso ovviamente, che ha a che vedere con l'andare in bicicletta e di migliorare ognuno di questi rami di un, uno, di un 1% e così di ottenere un, un aumento significativo del, del valore globale quando è messo eh, tutto insieme. Ad esempio, questo commissario tecnico aveva preso un team di medici che insegnava ai ciclisti come lavarsi correttamente le mani per evitare insomma propagazione di batteri per far sì che durante l'anno si ammalassero di meno e quindi avessero più tempo per allenarsi, meno interruzioni, meno di questi lievi infortuni e migliorassero la loro performance globale. Quindi addirittura un qualcosa, come dire, a tutto tondo, ecco tutto quanto proprio era stato eh, analizzato nei dettagli. Se lo sapete, insomma, ha vinto tipo 7 Tour de France in 10 anni, medaglie d'oro, tantissime medaglie d'oro nel, nella pista, insomma, è, è stato, è, è un grandissimo manager, eh. è interessante sicuramente il suo libro, è, è da leggere. Il, ehm... E quindi, tornando al nostro argomento. Eh, facciamo una eh, brevissima introduzione su che cosa sia un brevetto probabilmente lo sapete tutti ma facciamo un ripassino velocino allora un brevetto è un titolo che mi consente di vietare a terzi di realizzare una soluzione tecnica quindi è un qualcosa che mi dà l'esclusiva io eh, grazie a un brevetto ho eh, l'esclusiva su una soluzione tecnica posso realizzarla soltanto io o oh, Qualcun altro con il mio consenso. Faccio un esempio rapidissimo. Questo è un brevetto, ad esempio, la parte fondamentale di un brevetto che riguarda un coltello pieghevole, in questo esempio poi tornerà un po' più avanti quando devo spiegare un concetto determinato. Se guardiamo questo, concetto, questo coltello è pieghevole, ma tra la lama e il manico non ha la solita cerniera, ma un quadrilatero articolato. Questo quadrilatero articolato tra l'altro ha due braccetti che se vedete durante il movimento di apertura e chiusura si incrociano reciprocamente e questo fa sì che questo coltello abbia sia l'unico coltello pieghevole al mondo che ha la lama più lunga del manico. Quindi è stato fatto un brevetto che descriveva questo coltello nei dettagli, eh, quindi anche le proporzioni, le leve, la tipologia di materiali e tutto quanto, e ehm, Poi è stato rivendicato in maniera generica. Quindi è stato descritto nei dettagli, ma la sua tutela è, è generica. In particolare, questo brevetto protegge tutti i eh, coltelli pieghevoli che hanno un quadrilato articolato tra la l'ama e il manico, e che hanno due braccetti che si intersecano reciprocamente. Il eh, quadrilato articolato tut non è stato tutelabile perché già esisteva un. Un coltello che aveva un quadrato articolato, ma i cui braccetti non si intersecavano. Anzi, non è neanche un limitato a un coltello, ma è proprio un utensile pieghevole. Quindi qualsiasi tipo di utensile. Eh, quindi, eh, torniamo al valore dei brevetti, quindi torniamo alla nostra mind map via semplificata e dopo sarà semplicemente zoomata in, in varie porzioni, ma alla fine ci riferiremo sempre a quella mappa mentale che avete visto all'inizio. Quindi il valore innanzitutto dei brevetti, innanzitutto si scompone in due eh, rami fondamentali, quindi c'è un valore tipico e un valore atipico. Il valore tipico o proprio sono i valori per i quali il brevetto è stato creato, quindi il brevetto è stato creato, per dare un'esclusiva eh, su soluzioni tecniche nuove e innovative agli inventori, quindi per favorire la, la ricerca e sviluppo, per eh, evitare il segreto industriale e tutto quanto. E quindi questo è il suo valore più tipico, insomma, però non è neanche l'unico eh, valore. Esistono altri valori tipici che adesso vediamo, ma esistono addirittura dei valori eh, atipici, quindi dei, dei cosiddetti eh, effetti collaterali, eh, un po' come gli effetti collaterali dei farmaci, quindi io prendo l'aspirina perché mi fa passare il mal di testa, però poi ho degli effetti collaterali, eh, solo che in questo caso gli effetti collaterali dei brevetti generano valore, quindi sono effetti collaterali positivi. Ovviamente esiste. L'unico effetto collaterale negativo che ha un brevetto è il costo del, del brevetto stesso, che ovviamente deve essere eh, rimpiazzato dai, dai valori che dà. Insomma, diciamo che sono così tanti che è molto difficile che non sia rimpiazzato. Allora li, li citiamo rapidamente, poi andiamo a vederli uno per uno. Come dicevamo, il più tipico, il più classico, è scusate, la. Ehm, il più classico dei valori è l'esclusiva, quindi quando noi abbiamo un brevetto, come abbiamo detto, abbiamo il consenso di vietare il permesso, di vietare a terzi di realizzare quello che abbiamo tutelato. Quindi il titolare di quel brevetto dell'utensile pieghevole col quadrato articolato può far sì che nessun altro realizzi un simile eh, utensile. Eh, questo è il valore proprio dei brevetti sul quale tra l'altro si basano un po' anche tutti gli altri valori. Esiste un altro motivo per cui sono stati creati i brevetti, che è un po' la creazione di beni immateriali. Quindi noi abbiamo una certa conoscenza che, eh, che può essere anche innovativa. Tutta questa conoscenza sarebbe difficilmente scambiabile, difficilmente valutabile, difficilmente eh, in qualche modo eh, utilizzabile economicamente se non avessimo un titolo a tutela di questa conoscenza. E quindi eh, il brevetto ci consente proprio la creazione di, eh, di questi beni immateriali. Esiste un pochettino anche la tutela del know-how, però per esempio gli scambi di know-how sono molto molto complessi, non so se qualcuno di voi ne ha avuto a che fare, insomma, eh, non si capisce dove inizia il know-how di un'azienda, dove eh, finisce, dove inizia quello dell'altra azienda, bisogna passare molto tempo a vedere contratti di eh, riservatezza reciproci, insomma, sono tutte operazioni molto complesse. Esiste poi un altro valore tipico, che è quello delle licenze obbligatorie, proprio un valore legiferato, questo qui che vedremo tra poco. Lo vedremo insieme all'ultimo di, eh, di questo elenco di valori, che è quello della eh, supposta Freedom to Operate, supposta nel senso che si suppone che ci sia una Freedom to Operate, e poi ci sono altri due valori atipici, quindi quello fiscale, quindi abbiamo dei vantaggi in termini di tasse eh, con il deposito di brevetti, che dopo andremo a vedere, ed ancora quello della pubblicità, quindi un brevetto da frequentemente, Quest'idea di eh, unicità, innovatività, anche di certificazione, che dà una pubblicità a chi realizza il brevetto vero e proprio. Allora partiamo, come vi dicevo, in realtà dagli ultimi punti che sono più rapidi, così l'esclusiva, che è quello un po' più lento di tutti, lo vediamo alla fine. Allora, il primo punto è proprio questa eh, supposta freedom to operate. Per, per spiegarvelo, vado un attimo nei dettagli eh, del, del brevetto, chi ha seguito il webinar sulla Freedom to Operate sa già tutto. Allora, torniamo quindi al brevetto del nostro eh, coltello: quindi, abbiamo il brevetto di questo coltello eh, con questo quadrilatero articolato e con i braccetti, abbiamo detto, che si intersecano, come abbiamo visto. Adesso, volevo mettere un fermo immagine con i braccetti incrociati, eccolo qua. Quei braccetti che si incrociano durante il movimento di apertura e chiusura. Mettiamo che precedente non era così, ma, ma simuliamolo: precedentemente esistesse un altro brevetto, che qua vediamo con le figure sulla sinistra, sempre su un coltello, sempre con un quadrato articolato, e sempre, eh, però, senza i due braccetti che si intersecano durante il movimento di apertura e chiusura. E supponiamo anche che, eh, questo brevetto fosse valido, ad esempio in Europa, il nostro mercato fosse l'Europa, fosse valido in Europa e rivendicasse proprio questo, quindi un coltello con quadrilato articolato tra lama e manico. In questo caso il nostro, la nostra azienda avrebbe fatto l'innovazione di realizzare questo coltello con i braccetti che si intersecano. Questa innovazione tecnica sarebbe stata degna di brevetto perché i braccetti che si intersecano danno un vantaggio tecnico importante, che sarebbe quello appunto di avere la lama più lunga del manico. Inoltre, eh, non è neanche una soluzione che salta all'occhio, non è una soluzione ovvia, non è una soluzione comune, quindi sarebbe stata una soluzione assolutamente degna di disegno, di brevetto. Tuttavia, il titolare di questo brevetto sarebbe comunque se avesse realizzato l'oggetto del brevetto, quindi se l'azienda titolare del brevetto realizza il brevetto e lo vende, finisce nel campo di tutela del brevetto precedente, perché il brevetto precedente rivendica è più generico, più ampio, anche se non ha scoperto questa soluzione dei braccetti che si intersecano, è, ha comunque fatto una, una rivendicazione generica. Che tutela anche questa soluzione. Quindi, il titolare del secondo brevetto, pur avendo un brevetto concesso a nome proprio, avrebbe bisogno di pagare una licenza al titolare del primo brevetto per realizzare l'oggetto del proprio brevetto. In realtà, come sapete, il titolare di un brevetto ha diritto a. Di concederlo in licenza, ma ha diritto anche di non concederlo in licenza, uno può anche semplicemente decidere. Guardate, questo brevetto me lo tengo per me, lo produco solo io e, e lo realizzo solo io, non, non esiste una licenza che mi, che mi possiate dare per realizzare questo oggetto. Voglio l'esclusiva. Bene, la legge prevede che quindi queste licenze obbligatorie, che in realtà è questo punto il punto terzo, la legge prevede che se io ho un brevetto ho diritto a una licenza da parte del titolare del brevetto precedente, quindi io ho questo brevetto che si dice brevetto dominato perché per essere eh, realizzato il suo oggetto devo eh, contraffare un altro brevetto, un brevetto dominato concesso ha diritto a ottenere una licenza da parte del titolare di un brevetto precedente, quindi tante volte se io, ad esempio, devo realizzare un qualcosa eh, di, eh, che ho più o meno inventato ed è più o meno innovativo, posso ricorrere a questo stratagemma se so che l'azienda precedente non mi darà, non mi vuole dare in licenza il brevetto precedente. In realtà c'è qualcosa di più e qui arriviamo alla supposta freedom to operate, perché eh, non tutte le aziende sanno che... Eh, il brevetto non è una freedom to operate, quindi una freedom to operate è un'analisi che ci dice se io posso realizzare l'oggetto del mio brevetto senza incorrere in diritti di terzi. E molte aziende, eh, in realtà anche più grandi di quanto mh, si pensi, insomma, a primo, come, come prima impressione: molte aziende eh, pensano che quando noi abbiamo un, soprattutto questo meccanismo accade nel business to business, quando noi abbiamo un brevetto concesso siamo al di fuori di qualsiasi problema con eh, riguardo all'interferenza con altri brevetti. Insomma, eh, Lo si capisce tante volte quando il cliente mi dice sì io devo produrre questa cosa e venderla a quell'altra azienda, loro mi hanno detto sei sicuro brevettalo bene, che non vorrei che ci fossero altri brevetti che poi... Eh, come dire, che mi impediscono di, di, di realizzare l'oggetto, eh, che mi impediscono poi che, che... facciamo contraffazione. Ecco. Eh, e quindi detto ciò, tante volte noto che i miei clienti giocano su questo equivoco eh, da parte di, dei loro clienti a loro volta e, e semplicemente dicono la loro risposta è eh, sì, l'ho brevettato, quindi non ci sono problemi da parte di eh, titolari di altri brevetti. Quindi questa, questa supposta freedom to operate, che è un, un valore, quindi un vantaggio decisamente atipico perché gioca su un errore da parte delle, delle persone, insomma, è comunque un vantaggio che per molti è sufficiente per depositare un brevetto. Sì, un brevetto in realtà aiuta comunque a uscire. Eh, dalla contraffazione per tutto un meccanismo eh, che adesso non starò a, a dettagliare, molto complicato, che si chiama degli equivalenti tecnici. Quindi, in genere, se abbiamo una differenza che è brevettata, ehm, usciamo dai eh, cosiddetti equivalenti tecnici. Quindi, un brevetto fa bene anche, anche se non è una voce definitiva, fa comunque bene, aiuta a, se vogliamo uscire dalla, dalla contraffazione di un brevetto precedente, oltre a dare queste licenze obbligatorie che abbiamo citato. Quindi eh, procediamo e andiamo sui vantaggi eh, atipici sempre eh, della fiscale, della pubblicità. Quindi ho zoomato qua semplicemente questi, questi due rami. Relativi a questi due eh, vantaggi, io nel frattempo non ho attivato la chat, non ho visto se qualcuno ha scritto qualcosa, ma credo mi sarebbe ok. Non mi mette nessun numerino di fianco alla chat, quindi suppongo che nessuno abbia fatto domande. Il, questi due eh, vantaggi sono quello fiscale e quello della pubblicità. Allora, partiamo da quello fiscale. Fiscale quindi avere una minore eh, tassazione, eh, innanzitutto, un brevetto consente una esternalizzazione della conoscenza. Quindi la posso portare fuori dalla mia azienda. Adesso, ovviamente io. Faccio un discorso generico, eh? poi bisogna vedere se noi siamo legalmente nella fattispecie che ci consente di accedere a questi benefici fiscali. Eh? Io sto facendo un discorso ovviamente generico senza considerare la singola situazione di ognuno di noi, che poi ovviamente ognuno dovrà approfondire eh, col proprio consulente, col proprio commercialista e quant'altro. E quant ecco. Allora. Immagino che conosciate questo meccanismo di esternalizzazione Beh, della conoscenza, adesso ve lo faccio col marchio, l'esempio, ma con i brevetti è la stessa cosa, ad esempio si dice che stare, mi, mi limito a quello che, che, che sento dire, ovviamente non sono andato a controllare se fosse vero o meno, però quindi faccio un nome come ne potrei fare mille altri. Ad esempio Starbucks ha la sede in eh, Olanda e ha un'importante filiale italiana, il... Eh, l'utile anzi che realizza la ehm, filiale italiana, quindi sarebbe sottoposto alla tassazione italiana. Tuttavia, che cosa succede? La casa, eh, la filiale italiana deve delle licenze per l'utilizzo del marchio Starbucks alla eh, casa madre olandese. Quindi ogni anno realizza 100 milioni di utile e eh, il valore delle licenze sul marchio corrispondono a questi 100 milioni di utile che quindi a fine anno deve la filiale italiana alla filiale eh, olandese. La... E quindi sostanzialmente la, fi... la conclusione è che la casa madre che la casa, scusate, la filiale italiana fa un utile nullo nel corso dell'anno e quindi non ha le tasse eh, relative all'utile e quant'altro, e la filiale olandese invece eh, prende in pancia questo, questo incasso dei, dei 100 milioni ed è quindi sottoposta a una, a una minor tassazione. Ripeto, ho fatto un nome a caso perché se ne parlava, si faceva l'esempio sul web senza andare a verificare se fosse vero o meno. Quindi ovviamente nei casi in cui è possibile questo meccanismo si può fare anche con il brevetto eh, e può, eh, bah, oppure semplicemente si possono suddividere per mille motivi eh, le aziende che hanno in pancia i brevetti e l'azienda di produzione. È classico la realizzazione di una holding che detiene in pancia i beni eh, immobiliari dell'azienda, i beni di proprietà quindi brevetti e marchi e che sia proprietaria dell'azienda, quindi i soci dell'azienda, anziché essere proprietari direttamente dell'azienda che possiede marchi, beni immobili e quant'altro, possiedono una, una holding che possiede questi beni e inoltre la holding possiede l'azienda di produzione, così qualsiasi problema, qualsiasi disgrazia possa succedere all'azienda di produzione comunque questi beni sono protetti, sono al di fuori eh, di, questa, di questa azienda. Il, eh, il, poi eh, questo, questo meccanismo delle royalty può essere utilizzato anche con il proprietario, eh, questo in particolare nelle aziende non enormi, insomma si può, i brevetti o altri titoli di proprietà industriale possono essere registrati a nome del titolare dell'azienda e poi il titolare può guadagnare da royalty che l'azienda gli paga per utilizzare questi brevetti, questi titoli. Ne consegue che per l'azienda è un intero costo. Ed invece per eh, il titolare ovviamente è un incasso, quindi che, che dovrà vedere personalmente con, con, la propria, eh, con la propria IRPEF e quant'altro, è un incasso, però gli incassi da roy royalties sono... Eh, hanno una tassazione ridotta del, non mi ricordo se 25-27%, comunque hanno una tassazione ridotta, quindi anziché prendere un utile in cui l'azienda paga le tasse sull'utile, poi il proprietario paga la tassazione per intero, abbiamo che l'azienda non paga nessuna tassa perché ha una spesa intera e il proprietario invece paga una tassazione eh, ridotto Ovviamente questo si può fare se l'invenzione è stata fatta ad esempio dal proprietario o da chi insomma prende questo quest utile, si può fare ovviamente soltanto mh, nelle, nelle, nelle percentuali eh, in cui, eh, col, con le quali è giusto pagare una royalty su, su un brevetto, su un marchio e quant'altro. Eh, esiste poi il patent box che è stato cambiato di recente. Il patent box consente se abbiamo un brevetto che concretizza la nostra ricerca e sviluppo, consente di eh, iperammortare, adesso non so come si dice, ipervalutare insomma, le spese di ricerca e sviluppo, quindi non solo le spese, quelle sul brevetto, ma anche le spese eh, di personale di ricerca e sviluppo, le spese, ehm, i costi vari di prototipia, di eh, ricercatori esterni, università e quant'altro che ci sono stati possono essere detratti non al eh, 100% come spese, come succede per tutte le spese dell'azienda, ma al 210%. Quindi noi abbiamo un'ulteriore spesa virtuale pari al 110% eh, del costo che abbiamo avuto in ricerca e sviluppo, che abbassa l'utile nostro aziendale, quindi abbiamo queste eh, tasse sull'utile minore da, da pagare perché non abbiamo quest'ulteriore quantità virtuale, ecco, pur avendo insomma il fieno in cascina, non abbiamo la tassa relativa alla, a quella porzione di fieno. Esiste poi il valore atipico della pubblicità, pubblicità che ovviamente può essere diretta, in realtà diretta intendo dire direttamente realizzata dal titolare o per passaparola, quindi in realtà senza che il titolare lo sappia. Eh, esiste ad esempio un caso clamoroso, è stato quello di del, delle... un'azienda un di scarpe italiana che faceva delle scarpe che traspiravano. Una quindicina d'anni fa faceva tantissima pubblicità tutta basata sul loro brevetto. Ricordo che proprio in vetrina avevano scritto il numero di brevetto europeo grande come tutta la vetrina. Beh, sottilino prolungo come tutta la, la vetrina e, e quindi dava al cliente la sensazione che fosse una cosa molto innovativa che fosse a, a loro appannaggio esclusivo che nessun'altra scarpa fosse così traspirante come quella scarpa lì e, e sono riusciti perché dal nulla hanno creato un'azienda un importante sono riusciti pienamente nel loro intento quindi eh, Questo utilizzo del, del brevetto come, come pubblicità ha avuto un in quel caso ha avuto un notevole eh, successo. Tra l'altro poi ovviamente io mi sono andato a leggere il brevetto, in realtà eh, il titolare, l'inventore insomma aveva preso un eh, materiale che già esisteva, semplicemente l'aveva messo nella suola ma non solo probabilmente già esisteva anche messo nella suola, adesso non ho approfondito così tanto, però ricordo che la rivendicazione 1 del loro brevetto verteva su come era connessa la suola alla tomaia, quindi alla fin fine il, il, nel brevetto rientrava fino a un certo punto questo fatto di avere la suola così traspirante, però il brevetto che tra l'altro credo che adesso sia ormai scaduto. Però il, il, il successo è stato, è stato notevole con la corretta pubblicità. Proprio perché, non so se avete letto Robert Cialdini o chi o quant'altri, il principio di esclusività è un principio importante nell'acquirente. Quindi se l'acquirente pensa di aver acquistato qualcosa di esclusivo eh, si sente molto più valutato, è molto più incentivato a comprare. Questa pubblicità, questo valore dato dalla pubblicità può essere incrementato con ovviamente, vabbè, pubblicità diretta, eh, quindi tutto il ramo superiore è dovuto alla, alla pubblicità, con indicazioni specifiche. Io un cliente che ad esempio vende trattori e in un page sul suo sito ho subito visto il, il nuovo trattore che avevamo brevettato con sopra scritto eh, patented, eh, grosso quasi quanto il trattore. Adesso esagero, eh? l'ha fatto in maniera fine e bella eh, il mio cliente, però è, è un'indicazione importante. Anche qui, semplicemente scrivendolo, semplicemente annunciandolo, eh, abbiamo aumentato il valore eh, del brevetto, proprio perché rendiamo tutti consci di questa, di questa nostra tutela. Rendiamo tutti consci del fatto che la nostra azienda innova, che l'innovazione è certificata, che l'innovazione è premiata. E poi ancora la difesa attiva, quindi se io mi attivo a difendere il mio brevetto, a inviare diffide, a fare causa a chi eh, si avvicina al mio brevetto, si genera un forte passaparola, soprattutto nel business to business. Penso che tutti quanti ne abbiate avuto eh, magari come dire, informazioni dirette e quindi abbiate. Eh, e quindi questa difesa attiva migliora questo valore eh, pubblicitario del brevetto arriviamo agli ultimi punti torniamo indietro all'albero generico per vedere a che punto siamo ok quindi abbiamo la creazione di beni immateriali quello che vi dicevo prima quindi un brevetto Consente appunto di, di concretizzare un valore che altrimenti eh, non è cedibile, non è valutabile. Eh, ripeto, hanno provato col know-how un pochino a recuperare quello che i brevetti non possono tutelare, perché il know-how è quasi per definizione un qualcosa che non è tutelabile con un brevetto, ma mh, siamo arrivati a, insomma, i problemi sono notevoli. Eh. Eh, probabilmente sapete che eh, le grandi nuove aziende del web, nuove in realtà, non sono più neanche nuove. Le grandi aziende del web statunitensi, eh, Google, eh, Facebook, eh, tutto quanto, tutti questi tipi di aziende, se Facebook in realtà è Meta, Google in realtà è alfa, eh, hanno eh, valori che sono costituiti al 95-98% da beni immateriali, quindi per loro brevetti e marchi realizzano la stragrande maggioranza del loro eh, patrimonio. Ma questo non è vero solo per le grandi aziende. Eh, io ricordo un'azienda di dimensioni, tutto sommato, adesso è cresciuta, però all'epoca non è che avesse dimensioni enormi. Che prima della quotazione in borsa aveva esteso i brevetti che aveva in tante nazioni. E mi ricordo proprio che alla cerimonia alla quale ero presente, insomma, alla, alla festa che hanno fatto quando si sono quotati in borsa, si sono quotati alla Borsa di Parigi. Il titolare, l'amministratore delegato, disse: Abbiamo 170 brevetti in 60 nazioni diverse. E l'ho ripetuto due volte. Quindi questa è stata una leva fortissima e ha dato poi infatti i suoi risultati. Ma molto spesso mi capita di fare pacchetti di brevetti, serie di brevetti, prima eh, delle fusioni, delle acquisizioni, delle, delle valutazioni. Quindi eh, tutte queste eh, possibilità eh, sono, sono un valore importantissimo del brevetto che magari penso che oggi superi addirittura quello del valore esclusivo. Che tante, che tante aziende sfruttano. Ecco, poi qui non ho diramato ulteriormente il, la mind map semplicemente perché questo qui è più settore proprio dell'imprenditore che mio, quindi qua si ferma la mia conoscenza e inizia la, la vostra conoscenza, insomma, la conoscenza degli imprenditori. E arriviamo al valore fondamentale, che è quello, come vi dicevo, del, dell'esclusiva, quindi un eh, titolare appunto raggiunge l'esclusiva grazie alla realizzazione di un brevetto l'esclusiva può essere raggiunta in diversi modi può essere raggiunta eh, direttamente o indirettamente e eh, anche inconsapevolmente circa la diciamo l'esclusiva raggiunta in maniera inconsapevole io riporto sempre un aneddoto che, che era eh, insomma per quanto mi riguarda divertente eh, eh, per quanto riguarda il mio umorismo il um, una volta ho fatto una riunione da questo cliente abbastanza grosso che aveva doveva fare insomma rivitalizzare un'azienda e lui mi ha raccontato guarda io poi dopo tutto e doveva fare una serie di brevetti proprio anche per questo motivo io nei brevetti in realtà non credo tantissimo io avevo fatto una serie di eh, avevo fatto un brevetto un po' di brevetti poi però nessuno realizzava nessuno copiava questi, questa soluzione brevettata Già lì volevo dirgli eh, appunto. Eh, poi passavano gli anni. Eh, dopo siamo arrivati a tasse di mantenimento elevate, intorno al diciassettesimo, 18 anno di vita del brevetto. Sapete che dopo vent'anni un brevetto scade e che le tasse per mantenerlo in vita aumentano ogni anno e allora lì l'ho abbandonato e poi, dopo gli altri mi hanno copiato. E ho detto, guardi, lei mi sta dicendo, e alla riprova del fatto data dal fatto che dopo questi 17-18 anni hanno iniziato a copiarla. Quindi lei mi sta dicendo che il brevetto le ha dato un'esclusiva inconsapevole, quindi lei non ha dovuto mandare una diffida, non ha dovuto avvisare un avvocato, non ha dovuto fare nulla, ma il brevetto le ha dato comunque questa tutela per 18-20 anni, senza costi ulteriori, a parte quello del brevetto. E ripeto, ha avuto anche la riprova perché quando il brevetto è stato abbandonato mh, lei è stato copiato e mi sta dicendo che non crede nei brevetti. E quindi è un po' questo, ecco. Quindi a causa o del passaparola o di consulenze professionali richieste, tante volte i nostri competitor analizzano i nostri brevetti e stanno lontani semplicemente per l'esistenza del brevetto dal eh, brevetto stesso e quindi non copiano i nostri prodotti. Questa qui è una tutela appunto inconsapevole. Funziona molto anche per il marchio. Il marchio, io dico, è un pochettino... Un'assicurazione il marchio perché io mi assicuro con se faccio un marchio europeo 1200 euro ogni dieci anni. Mi assicuro che nessuno copi che io possa continuare a utilizzare il mio marchio per i prossimi dieci anni e in più il mio marchio registrato. È un'assicurazione che realizza anche una tutela attiva, è come se io facessi un'assicurazione contro gli infortuni ed in più automaticamente mi facessi meno male. Beh, forse per la legge di Murphy può essere, però generalmente l'assicurazione non dà questo ulteriore vantaggio. Perché invece, io, quando ho realizzato un brevetto un marchio, ho proprio anche una tutela attiva. Quindi ho eh, i miei competitor che per forza di cose sono costretti, se non vogliono rischiare eh, cause legali. Sono costretti a controllare quello che ho fatto, quello che ho tutelato, quello che non ho tutelato e quindi mi copiano di meno, non mi copiano. In un mondo perfetto ovviamente tutta la conoscenza, tutta l'esclusiva è raggiunta in maniera incons, inconsapevole. Può essere poi raggiunta in realtà in maniera diretta, quindi eh, semplicemente eh, tramite eh, diffide, quindi tramite una lettera che facciamo andare al nostro studio brevetti, al nostro studio legale. Ai nostri concorrenti dicendo: gli Smetti di fare qualcosa o ti faccio causa, tramite cause legali d'arbitrati. Quindi, le cause legali sono semplicemente: Io vado dal giudice e dico, Guarda che c'è questo concorrente che sta facendo contraffazione del mio brevetto, eh, digli di smettere e digli di pagarmi i danni che mi ha arrecato fino adesso. Ovviamente, poi il nostro competitor è, è, ha la possibilità di difendersi e di dire. Se, se eh, ha perché non ha copiato, perché il brevetto non era valido e quant'altro, oppure può essere raggiunta anche tramite ad esempio negoziazioni. Quindi, eh, tipiche lettere, ad esempio, tra i, tra i titolari, tra gli amministratori delegati, eh, tipico scambio di brevetti, quindi il cosiddetto cross licensing, quindi io ti do il consenso di realizzare, anzi, tu mi dai il consenso di realizzare quella cosa, io in cambio ti do il consenso su questi brevetti. Quindi cross licensing che ad alti livelli funziona, funziona tantissimo. Pensate al campo dell'elettronica, non so se vedete, hanno tutti più o meno le stesse soluzioni tecniche. Uno dice: Ma non sono brevettate, sì, sono brevettate come, solo che si finirebbe in un bagno di sangue se ognuno le volesse come esclusiva. Quindi si mettono in, in uh, insieme. Le cose e, e ognuno eh, mette in condivisione i propri brevetti. Il risultato, però, in realtà di fatto creano un oligopolio perché eh, poi un terzo non può più entrare in quel mercato. E può essere aggiunta anche indirettamente, quindi, nel business to business, ad esempio, quando abbiamo, eh, ad esempio, mettiamo che noi un nostro eh, competitor abbiamo un eh, cliente in, in comune. Questo cliente, ovviamente, si tiene due fornitori separati come vogliono le, le norme delle grandi aziende e li mette in concorrenza uno con l'altro. Beh, se noi abbiamo un eh, brevetto su una soluzione tecnica, su un dispositivo col quale, per, per la vendita del quale siamo in concorrenza con il nostro concorrente, anziché farlo sapere al. Ehm, nostro competitor che ovviamente si difenderà con le unghie e con i denti e farà di tutto per dirci che il brevetto è nullo, che lui non fa contraffazione e quant'altro. Se lo diciamo o lo facciamo comunque sapere al nostro cliente, lui aveva ovviamente molto meno interesse. Di eh, acquistare dal nostro competitor, che il nostro competitor di, di, abbia eh, e quindi magari per non saperne leggere e descrivere, se i prodotti sono simili, se il nostro non costa troppo di più di quello del nostro concorrente, sceglierà noi come, come cliente. Tutti questi valori, eh, questa tipologia, insomma, di, di valori possono essere incrementati. Notevolmente, beh innanzitutto una buona stesura del brevetto, che è eh, drammatico questa, questa variabile, cambia totalmente, non solo concessione e non concessione, quindi la propria inesistenza e mancata esistenza del titolo. Ma addirittura io, nella mia, quello che vi ho fatto prima, vedere una rivendicazione. Io potrei aggiungere troppi dettagli, quindi non nella descrizione, attenzione, ma nella, nella parte in cui chiedo tutela del brevetto. Potrei aggiungere troppi dettagli e restringere troppo la mia domanda di brevetto, facendo sì che la sua tutela eh, fosse ridotta, troppo ridotta rispetto a quello che potevo ottenere. In tal caso, avrei una eh, drammatica. Riduzione del valore del, uh, del brevetto. E attenzione che sono procedimenti molto complessi: quello di, di, di scrivere delle, delle rivendicazioni, eh, che eh, prevedono, innanzitutto, identificare quello che è il cuore del brevetto. Quindi capire che cosa uh, è, è la vera invenzione, che cosa è, è necessario proteggere e che cosa invece è, può esserci o non esserci. Eh, e poi eh, proteggerlo correttamente e seguire gli esami vari in maniera tale da tutelare questa eh, quest ampiezza di brevetto, da far sì che sia ristretta almeno possibile. Ovviamente non possiamo andare a tutelare quello che già esisteva, però di tutelare tutto il possibile di quello che possiamo tutelare. E, tra l'altro anche il superamento di esami di alto livello, quindi dell'ufficio brevetti europeo, come adesso c'è per esempio anche per il brevetto italiano, danno l'esame dell'ufficio brevetti europeo, però solo una parte ne fanno, dell'ufficio brevetti statunitense, cinese e quant'altro, questo superamento di esami dà un maggior valore al brevetto, perché insomma un brevetto esaminato ha maggior valore perché si sa che in un'eventuale lite è difficilmente eh, annullabile. E poi ancora la difesa del brevetto è importante, quindi se io faccio una eh, difesa attiva, quindi come dicevamo prima riguardo alla pubblicità, se io ovviamente posso avere anche un brevetto importante, ma se lo tengo lì, iniziano a contraffarmi, io non dico, eh, non dico nulla, non, non mando neanche una lettera, non mi faccio vivo per difendere il mio brevetto, succede che. Innanzitutto non si diffonde la voce dell'esistenza del mio brevetto e poi eh, probabilmente insomma dicono vabbè si vede che, che non interessano e quindi possiamo ugualmente realizzare l'oggetto del brevetto anche se è, è stato brevettato. Oltre alla difesa attiva, quindi attiva indipendentemente che sia vincente o meno, quindi l'importante delle volte fare rumore è, è quasi più importante che che vincere ecco ovviamente una difesa vincente è meglio di una difesa non vincente scusate quindi si sì, si abbina un po anche al superamento di esami di alto livello se io oltre ad aver superato esami di alto livello e a difendere il mio brevetto questi due sono riassunti e sommati nella difesa vincente quindi supero addirittura delle cause legali, supero dei procedimenti d'opposizione e quant'altro, il mio brevetto, eh, come dire, inizia a girare la voce che il mio brevetto sia eh, molto forte. Beh, più che girare la voce si vede perché sono tutti atti pubblici, quindi qualsiasi, eh, qualsiasi avvocato, qualsiasi consulente in proprietà industriale può verificare che il brevetto è stato difeso correttamente e quindi aumenta notevolmente il valore del mio brevetto. Ed ancora, con la pubblicità, ovviamente posso aumentare l'esclusiva raggiunta in maniera inconsapevole e quindi il, il valore del mio brevetto. Ho concluso, abbiamo esaminato tutti i punti. Ovviamente sono a disposizione se ci sono domande, che, domande che mi potete porre anche nel, nei prossimi periodi. Qua vedete, insomma, via mail. Uh via LinkedIn e quant'altro.